Alessandro Braga e degli ospiti che ci hanno raggiunto Alessandro e che adesso andiamo a introdurre. La sigla l'abbiamo sentita intervenire nei mesi precedenti in onda più volte, Tomo Senza Frontiere. Loro sono Manuela Serrentino e Fabrizio Vaggi. Abbiamo un microfono da condividere, tanto mi sembrate gente che condivide parecchie cose, non sarà un grande problema per voi. Quindi andiamo via tranquilli, dai, con questo. Partiamo da Manuela e ti chiediamo di farci un po' la fotografia della situazione adesso, dopo mesi in cui siete stati sotto i riflettori, nel vero senso della parola, qui a Como per la vicenda migranti, si sono un po' spenti questi riflettori, come siamo messi adesso? Allora, siamo messi che in qualche modo con l'apertura del campo governativo praticamente la stazione è ritornata al suo decoro originario, e questa è l'idea che è prevalsa per la città di Como, e infatti la stazione dal momento dell'apertura del campo è praticamente sempre presidiata dalle forze dell'ordine per evitare che ci siano nuovi assembramenti. Ci siamo accorti questa mattina. E anche i senza fissa dimora storici di Como lì non hanno più accesso, quindi la stazione è diventata un po' la cartolina d'entrata per chi arriva a Como. E visto che sul lungo lago ci sono le paratie, hanno cercato di dare un'operazione di pseudopulizia. Dopodiché nel campo all'inizio sono stati fatti entrare un po' quasi tutte le persone che chiedevano di entrare, a tutti veniva rilasciato un badge che dava diritto appunto a dormire e a mangiare lì. Progressivamente nel tempo invece queste persone, prima di entrare nel campo soprattutto, cioè esclusivamente i maggiorenni, dovevano passare dalla questura, e quindi era la questura a decidere se c'erano le condizioni per entrare nel campo o meno. Dopodiché anche quelli che erano nel campo, che inizialmente non erano passati per il filtro, sono stati mandati in questura, e quindi molti che erano già dentro dall'inizio sono stati mandati via. Questo ha determinato il fatto che all'interno del campo adesso ci siano quasi esclusivamente minorenni, alcuni maggiorenni che non hanno in corso altri procedimenti da altre parti d'Italia e che quindi teoricamente potrebbero chiedere asilo a Como, e i nuclei familiari e le donne. Tutti gli altri sono fuori, e da circa un mese, da quando appunto si è abbassata la temperatura, ci sono delle ronde di volontari che tutte le sere dalle 10 fino alle 2 di notte vanno in giro per vedere se ci sono delle persone fuori, e nell'ultimo mese 1000 persone sono state recuperate e non sono state lasciate al freddo fuori, solo grazie all'ospitalità di un oratorio giusto. In precedenza, fuori microfono, mi avete detto che è una situazione per molti versi inaccettabile, non è quello che noi auspicavamo, non è quello che ci aspettavamo quando abbiamo anche noi personalmente contribuito al passaggio, alla fine del presidio fuori dalla stazione e allo spostamento in una nuova zona, in un nuovo contesto di queste persone. Perché è inaccettabile? Allora, noi avevamo fatto delle richieste perché, essendo andati a visitare il campo di Ventimiglia, non volevamo che fosse come il campo di Ventimiglia. In realtà la realtà di Como, dopo una piccola fase iniziale, si è dimostrata essere quasi peggiore, sia per gli spazi, perché il campo è veramente molto piccolo e quindi c'è spazio solo per i container, la tenda dove le persone mangiano, e poi c'è il presidio sanitario. Allora, io come medico posso dire che ad esempio nel campo il presidio sanitario attivato dalla ATS, anziché essere formato da persone in orario di lavoro, quindi dipendenti dall'ATS, è formato solo da volontari, quindi i medici ci sono solo la sera, sono due medici volontari. Come tali non possono
rilasciare, diciamo, impegnative per fare delle visite, e quindi l'ATS in questo modo ha supplito creando un canale con l'ospedale Sant'Anna, e noi più volte abbiamo chiesto come fanno a certificare delle prestazioni per le quali non ci sono richieste, ad esempio. E l'altro aspetto è che fin dall'inizio noi abbiamo chiesto, visto la grande maggioranza di minorenni, che ci fosse un supporto psicologico, e tra l'altro Medici Senza Frontiere si era proposto per farlo. L'ATS non ha voluto, quindi all'interno del campo il supporto psicologico non c'è, e poco tempo fa, come voi sapete perché l'avete mandato anche in radio, un ragazzo minorenne ha tentato di impiccarsi, è stato ricoverato in ospedale e alla dimissione, anziché essere inserito in un circuito, diciamo, di assistenza particolare, è stato rimandato nel campo dove non c'è ancora nessun supporto psicologico. Fabrizio Baggi, anche tu fai parte della rete di Como Senza Frontiere. Intanto, come diavolo avete fatto a stare insieme tutti così? È una grande prova di unità a sinistra, è difficile da vedere da altre parti, ma al di là delle battute, come state insieme adesso? Cioè, qual è la prospettiva futura per la rete Como Senza Frontiere per risolvere questa situazione che non è per nulla risolta dalle vostre parole? Guardando le battute, sì, è stata una grandissima prova a sinistra. Quindi io e tutto la segreteria di Fondazione di Como, noi abbiamo aderito subito a quella che è stata la richiesta della Presidenza della Rete. Perché comunque quella che come dell'Unione è stata chiamata l'emergenza reale aveva davvero qualcosa da poter dare a tutti. L'inizio è stato molto buono. Soprattutto per quelle che sono state le prime due settimane, tutto ciò che è stato tentare di dare un aiuto alle persone che arrivano in estrazione, va detto, è stato unicamente tutto su base di volontà. Le istituzioni si sono mosse dopo due settimane, quando sono comparsi i primi momenti di estrazione, e il primo cosiddetto presidio medico sanitario, anche in quel caso, tutto soltanto su base di volontà, è stato una prima ora. L'esperienza dell'inizio è stata un'esperienza molto forte, molto positiva. Vorrei solo per un attimo riallacciarmi a quanto ha detto Manuela sul fatto che noi abbiamo contribuito a distribuire questo volantino multilingua che, diciamo, invitava le persone a entrare in poi diventare un campo governativo. Abbiamo contribuito perché di fatto ci sono state date delle garanzie che una dopo l'altra sono venute. Io quella di cui parlavo anche fuori del microfono, su cui il punto più in assoluto è stata quella dove, appunto perché non volevamo che diventasse per questa rete di Sera Manuela, quando è stata una comunità, abbiamo fatto la richiesta di poter fare un campo, ci avevano detto che la cosa sarebbe venuta a cadere. Come ci poniamo oggi? Ci poniamo almeno. L'idea è quella che sicuramente vanno realizzate le cambiate cose, non è possibile che con l'apertura del campo governativo, quindi con, diciamo, una soluzione di carattere istituzionale data dalle istituzioni, la città sia vittima di una repressione che prima non c'era. Cioè oggi non sono più sopportati nessun tipo di, lo dico tra virgolette, nessun tipo di accampamento. Che vuol dire tutte le persone che vengono trovate anche dalle forze dell'ordine fuori dal campo che vengono a dormire vengono spostate. Tant'è vero che ci sono questi volontari che fanno la famosa ronda, per così dire, l'accoglienza fredda avanti e indietro per cercare di portare le persone. Io nella mia testa c'è un progetto di accoglienza diffusa, questo senza ombra di dubbio, e soprattutto sul discorso dei minori, cioè i minori hanno il diritto di avere un altro tipo di e soprattutto da Costituzione appena difesa dal popolo italiano nel momento della scolarizzazione, questa cosa come viene detto.
io mi associo senz'altro e lo faccio volentieri all'appello al fatto che queste strutture, quella di Como, così come quelle che ci sono in tutta Italia, siano aperte e libere alla cittadinanza. Noi il 23 saremo davanti alla caserma Montello di Milano in un contesto diverso, ma per chiedere la stessa cosa come radio popolare. C'è un'altra questione, e ti chiedo Fabrizio una risposta in pochi istanti, ma è fondamentale trattare questo tema. Sono arrivate una ventina di fogli di via, persone che avevano partecipato alle manifestazioni. Anche questa è una pratica che abbiamo visto tante troppe volte in Italia, a chi ha partecipato a manifestazioni. Che cosa voi volete dire su questa vicenda? Mi permetto di rispondere a titolo personale, il fogli di via contro la fascista. Vabbè, mi sembra chiusura breve ed efficace direi su questo. Dario, noi dobbiamo chiamare in causa Violearo, Sciauchi e i conduttori. Sì, prima chiamiamo in causa Giampaolo Rosso, sì, perché sì, è stato fantastico a volerci qua, ad ospitarci per tutto questo tempo e volevo salutare con lui. Ah no, ovviamente era una nota di servizio in diretta, ragazzi di Violearo, preparatevi, tra poco vi restituiamo la linea. Però sono prontissimi, li vedo già. Eccoti, però prima un saluto a Giampaolo Rosso. Volete salutare Giampaolo Rosso da studio? Nonostante i miti di Radio Popolare siano modesti, Radio Popolare è una grande radio e noi ringraziamo per il fatto che abbiamo fatto una volta scelta di Como, una realtà complessa di tante altre, che anche noi con le informazioni cerchiamo di raccontare. L'occasione di oggi è stata preziosa per affrontare molti temi, ma forse la cosa più importante è strutturare ancora e deve di fare e sottoscrivere. Radio Popolare non è una radio di servizio, ma è una radio di comunità. E noi per fondo della settimana. Grazie mille Giampaolo Rosso, il gran visir di questa trasferta comasca. Sciauchi, a te la linea.